Fanno bene a scegliere la Puglia come in realtà anche altre regioni. E ad oggi il viaggio di Goletta Verde è arrivato a oltre la metà, è partito il 28 di giugno dalla Spezia, arriverà il 13 di agosto a Monfalcone in Friuli Venezia Giulia, quindi siamo ben oltre la metà del viaggio. Un viaggio lungo, un viaggio di osservazione e monitoraggio in cui le situazioni critiche che purtroppo abbiamo incontrato in questi anni continuano ad esserci e dove invece il trend positivo come quello pugliese possiamo ben dire che si è confermato con molta soddisfazione. La Puglia ha il mare quasi tutto pulito, abbiamo soltanto un punto inquinato a Barletta, ma è un punto su cui noi già avevamo acceso i riflettori, per cui diciamo nulla di nuovo. Stiamo lavorando anche con il circolo del territorio, con il circolo di Barletta, per capire cosa fare nei prossimi mesi. Sicuramente lo monitoreremo diversamente questo punto, in maniera tale da capire insomma quale può essere il problema. Sul canale H, questo punto è vicino al canale H di Barletta, diciamo ci sono dei lavori di ammodernamento, e per cui immaginiamo che sia anche questo il problema, però un dato che emerge è che probabilmente ci sono degli allacci abusivi che ovviamente sono difficilmente controllabili.